Ero estremamente affezionato a mia madre. Era l'unica parente stretta che avevo. Si prese cura di me nonostante fosse da sola. Lei era il mio unico supporto psicologico. Faceva la parrucchiera e mi facevo tagliare i capelli solo da lei quando ero piccolo, perché la prima volta che qualcuno provò a tagliarmeli andò molto male. Un incidente con la macchinetta mi ferì, facendomi provare un timore primitivo per il taglio dei capelli. Penso sia per questo che non ho mai metabolizzato il lutto quando lei mi lasciò. Ero abituato all'idea che la morte fosse qualcosa che si manifesta in due modi: o in modo brutto, modificando il corpo e deturpando la bellezza fino a condurre alla tomba, o in modo traumatico, attraverso un incidente e dolore. Invece lei si era andata troppo velocemente, e io ero troppo piccolo per comprendere come mai lei stesse bene esternamente, eppure il suo fosse un male incurabile. Adenocarcinoma del pancreas, che nome complicato che il dottore aveva dato a quella malattia, tutti i tumori il più temuto. Mia madre stava benissimo, ma, secondo il dottore, le cellule del suo pancreas erano impazzite e avevano iniziato a moltiplicarsi fino a formare una massa in espansione che stava distruggendo tutto, e purtroppo nessuna cura riusciva a fermarlo. Vedere mia madre così bella e dei capelli così curati diventare pallida, magra e completamente priva di peli del capo fu la cosa più triste, ancora oggi, che posso riportare alla mia memoria. Sentivo uno strano mal di pancia guardandola, in basso, a destra. Perdere mia madre così ha sicuramente influito su questa mia fobia. Crescendo, infatti, come tutti, sono stato bombardato dai media. Il cancro che si è preso mia madre è diventato qualcosa di sempre più pervasivo nella mia vita. Purtroppo con le fobie funziona così. Appena ti accorgi di un certo particolare, inizierai a notarlo dappertutto, anche laddove gli altri non lo vedono, fino ad arrivare a cercarlo in una sorta di masochismo psicologico. Inizi a cercare ovunque video sul cancro, storie di gente che scopre di averlo, che posta sui forum le proprie esperienze, che parla di come hanno scoperto di averlo, degli esami, delle cure, di come i dottori sono pessimisti e poi, improvvisamente, smettono di postare. La loro ultima attività risale ad anni fa. E più scopri storie sul cancro, più ne vuoi leggere, trasformando questa ossessione in una compulsione. È così che ho sviluppato la mia carcinofobia, un disturbo d'ansia caratterizzato da un terrore cronico, la paura di prendere il cancro. Il mio terrore era pervasivo, un mal di testa, tumore al cervello, problemi a respirare, tumore al polmone o alla pleura, sento qualcosa sotto le orecchie, metastasi ai linfonodi, ho la bocca irritata, leucoplachia, problemi ad urinare, tumore alla prostata, problemi allo stomaco, esofago di Barrett. Ogni singolo sintomo mi faceva paura, ma è questa la cosa più spaventosa del cancro, il fatto che è tendenzialmente asintomatico. A differenza di molte altre malattie, è quasi sempre silenzioso. Quando inizia a sentire i sintomi, di solito può essere troppo tardi, e quindi tenevo i sensi interni del mio corpo perennemente attivi, e ogni piccola sensazione mi metteva in ansia. Il cancro. La seconda causa di morte naturale dopo le malattie cardiovascolari, ma che a differenza di queste può colpire davvero chiunque a qualunque età. La mia era paura portata all'estremo. Se avrò il cancro non si potrà fare nulla, dovrò morire e avrò pochissimo tempo per risolvere le questioni in sospeso della mia vita. Cosa accadrà alla mia famiglia quando sarò morto? Lascerò anche io qualcuno abbandonato, come è successo a me? Ho predisposizioni genetiche per via di mia madre e di numerosi altri parenti che hanno avuto un tumore? Ho iniziato a vivere il cancro come una colpa, avevo il terrore di riprodurmi temendo di tramandare la mia stirpe maledetta da questa terribile malattia. Come tutte le fobie, la mia paura veniva amplificata dall'osservare le esperienze altrui, dalle mie continue ricerche, e il fatto che i media dessero continua risonanza ai casi di cancro, diffondendo questa isteria di massa, dei numerosi VIP e attori che scoprivano di avere il cancro e diffondevano i loro casi, conducendo spesso ad overdiagnosi e overtreatment, e a come molti medici, per paura di essere denunciati, usavano subito il guanto di ferro con il cancro, non aiutava. E sentivo come sempre l'ansia montare nella mia pancia, in basso a destra. In pratica, appena hai qualcosa, devi andare dal medico, e se vai dal medico, ti trovano qualcosa. Ho cercato di evitare i medici per questo, curandomi. Ho cercato di evitare ogni possibile causa di cancro, in particolare il fumo. Io già non fumavo, ho messo dei cartelli di divieto di fronte a casa mia. Ho iniziato ad evitare di uscire con tutti i miei conoscenti che fumavano per paura che tirassero fuori la sigaretta. Ma guardandomi intorno, mi sono reso conto che viviamo in una società di fumatori. Sono ovunque, sui bus, alle fermate, fuori dagli edifici e dentro, persino a scuola, nei bagni, per strada, negli uffici. E sentivo che uscendo fuori di casa mi stavo esponendo agli infiniti veleni delle sigarette. Ho cercato di uscire usando mascherine, ma qualche particella poteva entrare lo stesso e produrre danno. Ho smesso di uscire a meno di stretta necessità. Perché oltre al fumo secondario c'è anche il fumo terziario, ossia le particelle si accumulano su oggetti, vestiti e mobili attorno alla zona di fumo e vengono poi da questi rilasciati nel tempo. Quindi il fumatore, anche quando non sta fumando, sta comunque rilasciando le particelle dai suoi vestiti. Ho smesso di frequentare moltissimi miei amici, mi sono isolato. Il fumo potrebbe essere ovunque. Sono scappato dalla grande città per via dell'inquinamento e mi sono rifugiato in una piccola città chiudendomi in casa. Ho evitato tutti i cibi che usavano sostanze che
causano il cancro come conservanti e pesticidi. Più ricerche facevo, più mi accorgevo che la nostra società ne usa tantissime. Ero letteralmente in paranoia. Al supermercato ogni singolo prodotto non andava bene, neanche i cosiddetti prodotti bio. Alla fine mi sono ridotto a mangiare sempre le stesse cose, possibilmente naturali, sempre gli stessi sapori blandi. Poi ho cercato di evitare i dottori cercando su internet. Ma internet è il posto peggiore per un ipocondriaco, contribuendo a cementificare le sue paure. Qualsiasi sintomo riconduce al cancro ed altre terrificanti malattie. La mia fobia non faceva che aumentare. Ero ormai sicuro che tutto causa il cancro e che la mia malattia era praticamente certa. Ho proseguito nel mio progressivo isolamento, cercando in tutti i modi di evitare i dottori. Stavo negando a me stesso la verità che temevo. E quando andavo dai dottori ci andavo per sintomi secondari e loro dicevano che non era nulla, che non c'entrava niente. E così mi sono convinto che ero sano o che il mio male era introvabile. In entrambi i casi ho smesso di seguire qualsiasi medico. Ma poi è subentrata la più grande causa di tumori e la più classica, le radiazioni. Continuamente veniamo bombardati da radiazioni e queste corrompono il DNA, causando la lenta trasformazione della cellula fino alla crescita tumorale. Ho iniziato ad evitare ogni possibile causa di radiazioni. Mi sembrava quasi di sentire un lieve tremito quando percepivo di venire esposto. Ho iniziato ad evitare ogni luogo vicino alle centrali nucleari, o ex centrali, o vecchi luoghi di deposito di scorie radioattive. Poi ho evitato gli ospedali e le università, dove spesso le dosi sono più alte del normale. Ho evitato zone vulcaniche o simili. Ormai la mia fobia mi portava ad evitare qualsiasi cosa, tutto pur di non sentire nessuna sensazione strana alla pancia, in basso, a destra. Ho iniziato anche a cercare tracce di radiazione. Se vedevo vicino a me alberi morti, erba secca o scolorita, evitavo la zona come la peste. Ma con l'arrivo dell'inverno ormai tutto poteva sembrare una landa desolata. Mi sono persino informato sui venti che seguirono i mesi dopo Chernobyl, per sapere quali zone erano state esposte e come evitarle durante la mia vacanza in Europa. Ho smesso di comprare qualsiasi cosa che venisse dall'Ucraina. Ero ormai affetto da una fobia secondaria, la radiofobia, il terrore delle radiazioni ionizzanti. E anche qui i media non hanno aiutato, con tutti i riferimenti ai disastri nucleari, i continui talk show e i film sui pericoli delle radiazioni. La mia fobia dei medici è aumentata ancora, perché adesso avevo paura di moltissimi esami, come la risonanza magnetica nucleare. I medici mi spiegarono che nucleare non aveva niente a che fare con le radiazioni, ma l'ossessione era così grande che bastava anche solo il concetto per evocare la paura. Alla fine la mia è diventata una paura della tecnologia stessa. Ho gettato via il microonde, il cellulare, il telefono, tutti gli schermi di casa, fino alle cuffie e le casse. Ma la mia paura ormai era estesa a tutto l'etere. Sentivo di essere esposto alle onde radio, ai campi elettromagnetici della rete elettrica, al magnetismo televisivo, al wifi e internet, e non faceva che aumentare la mia fobia. Ovunque mi sentivo bombardato e contaminato. Sono scappato nella campagna più isolata. Mi sentivo che ormai era troppo tardi, che le radiazioni avevano avuto il peggio di me. E uno dei primi sintomi di un'eccessiva dose di radiazioni assorbita dal corpo è la caduta dei capelli. Ho iniziato a controllare i miei capelli da ogni angolazione, fotografandoli, controllandoli poi il mattino dopo, contando minuziosamente ogni capello sul cuscino. Avevo il terrore della doccia e per questo ho smesso di lavarmi. Ho sviluppato quindi la mia terza fobia, indiretta, la chetofobia o tricofobia, la paura dei capelli e in particolare di perdere i capelli. Ho smesso di toccarli, di indossare qualsiasi tipo di copertura che potesse stressarli. Ho smesso di espormi al sole temendo che potesse cambiare la temperatura del cuoio capelluto. Ormai la mia attenzione era tutta rivolta alle radiazioni più che al tumore, che era il mio timore originario, e sui capelli piuttosto che alle radiazioni stesse. Ma inevitabilmente i capelli cadevano, e meno mi lavavo più ne vedevo cadere. Mi sentivo spaventato, depresso, impotente, senza controllo sul mio stesso corpo. Sentivo che questo mi stava lentamente abbandonando. Sentivo che uscendo di casa tutti mi avrebbero osservato, tutti sapevano che stavo perdendo i capelli, che mi avrebbero commiserato e trattato come un malato. Forse avrebbero frainteso, pensando che li stavo perdendo precocemente, o per qualche malattia contagiosa, o per i pidocchi. Ho iniziato a controllare minuziosamente con le dita i miei capelli. Sentivo un continuo prurito, il bisogno di grattarmi, e nel grattarmi sentivo che i capelli cadevano, e quindi ero più irritato, e sfogavo la mia irritazione grattandomi, e nel grattarmi sentivo che i capelli cadevano di più, e quindi ero più irritato, e sfogavo la mia irritazione grattandomi, e grattando perdevo altri capelli, sempre più indeboliti dalle mie condizioni dietetiche, igieniche e dello stress. E più capelli perdevo, più il ciclo peggiorava, e così anche quell'ansia, quel dolore in basso a destra nella mia pancia. Ho iniziato ad avere paura dei capelli stessi come segno del tempo che passa, della mia ormai vicina morte. Li trovavo ovunque, tra le mie mani, sulla sedia, sul cuscino. Una volta mangiando ho iniziato a soffocare. Ho preso qualcosa che avevo tra i denti e ho iniziato a tirarlo fuori. Una lunga, lunghissima cordicina fatta di capelli umani era nella mia gola. Il mio isolamento era ormai completo. Evitavo qualsiasi amico che si fosse anche solo avvicinato ad un ospedale nella sua vita. Ero sicuro che qui, isolato nelle bucoliche campagne della mia terra, sarei stato al sicuro. Ero decisamente lontano dalla città centrale e le campagne di Fukushima sono un posto tranquillo. Sentivo che qui sarei stato meglio, ma quando la tragedia ha colpito il mio paese, io sono stato colto impreparato. Io non sapevo niente, ero tagliato fuori dal mondo. Ho sentito la scossa del terremoto di Tohoku e sono rimasto bloccato in casa, e poi ho sentito la gente urlare per il disastro dello tsunami. E a quel punto ho saputo della catastrofe nucleare. Ho saputo che ora la mia distanza non contava più niente. Era nell'aria.
Il veleno atomico era nell'atmosfera, nell'acqua, nella terra, era tutto contaminato. Io, ormai, ero perso. I pompieri sfondarono la porta e vennero a prendermi. Io urlavo e mi dimenavo. Non volevo essere toccato dai loro congegni elettronici e le loro tute fresche di contaminazione. Mi hanno legato pensando che fossi impazzito per vedere la catastrofe e mi hanno portato nel posto peggiore di tutti, l'ospedale. Hanno visto le mie terribili condizioni di salute, la mia mancanza di capelli e quando ho iniziato a soffocare hanno preteso di farmi esami. E tra questi esami, il più terribile di tutti, la RX. Ho urlato a squarciagola, li ho supplicati, ho minacciato, mi hanno dovuto immobilizzare e mi hanno per legge dovuto dire ad alta voce in cosa consiste l'esame che stavano per fare, del fatto che usava radiazioni, che era sicuro. Tutto questo non faceva che terrorizzarmi ancora di più e alla fine hanno sparato quell'infinita dose di radiazioni sul mio corpo privo di difese. È fatto ormai, la contaminazione è completa. Ho sentito un attacco di panico in quel momento, un dolore infinito, un bruciore su tutta la pelle. Sentivo un formicolio agli organi interni, soprattutto in basso a destra, dove si trova il pancreas. E alla fine il risultato arrivò. Ho cercato di ignorare il medico, di urlare che non volevo sapere, pregando che ogni giorno non fosse il mio turno, che non fosse venuto a parlare con me, ma non si poteva più rimandare quel giorno. E mi disse che dagli esami risultavano due cose. La prima era che il mio stomaco era pieno di una enorme matassa di capelli umani, che sembravano i miei. A quanto pare, inconsciamente, avevo iniziato a mordicchiarli, a tenermeli in bocca e infine a masticarli, senza rendermene conto, come per riappropriarmi dell'essenza fisica che stavo perdendo. Forse era tutto nato da una fissazione orale data dalla perdita precoce di mia madre, e questa era la causa della sensazione che sentivo alla pancia. Mi sentii sollevato, ma la seconda notizia era che avevo davvero un tumore. E che avrei potuto curarlo se solo non avessi evitato con costante paura i medici, ma che ormai era in stadio avanzato. Perché proprio io? Mi sono curato! Non ho fatto nulla per avere questo! Sono una persona normale, perché il cancro è dovuto venire proprio da me? Perché non posso vivere una vita normale come tutti gli altri? Perché devo morire così presto? Perché si è portato via mia madre? E l'unico modo per curarlo era la radioterapia. Maledizione, utilizzare delle radiazioni per eliminare un tumore. Stavo vivendo un incubo. Ormai mi tenevano legato e sedato. Mi obbligarono a subire cicli e cicli continui di radioterapia e chemioterapia. E ho perso tutti i miei capelli. Urlavo solo frasi incoerenti, sentendo il mio corpo sempre più debole. Urlavo, tagliatelo, tagliatelo, tagliate via l'organo. Non lasciate che contamini il resto del corpo. Non lasciate che vada in metastasi, vi prego, ascoltatemi. La cosa peggiore di tutte, la grande ironia. Il tumore non era lo stesso che si era portato via mia madre. Il mio era un tumore delle cellule staminali emopoietiche, ossia le cellule che crescendo diventano parte del sangue formando i globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. La mia era una forma particolare che colpiva tutte e due le linee contemporaneamente. Quindi il mio corpo ha smesso di produrre piastrine che servono a fermare le ferite e favorire la cicatrizzazione. Ogni piccola ferita mi faceva perdere moltissimo sangue e l'idea che ogni intervento venisse fatto con strumenti dell'ospedale che vengono disinfettati usando radiazioni mi faceva sentire sempre più contaminato. La malattia era ormai all'ultimo stadio, la possibilità di guarigione era bassissima. Il mio corpo ha smesso di produrre globuli bianchi, che sono la prima difesa contro virus, batteri, parassiti e anche piccoli tumori. Riuscivo a sentire tante, piccolissime metastasi formicolare diffondersi nel mio sangue senza controllo, sentivo proliferare gli infiniti tumori, mi sembrava che ogni mio neo si stesse ingrandendo. Ed infine, tra tutte la cosa peggiore, ho smesso di produrre abbastanza globuli rossi, quelli che portano l'ossigeno ai tessuti. E come mi spiegò lo psichiatra dell'ospedale, la paura nasce dall'amigdala che si occupa di far capire al cervello le cause esterne di sofferenza che conducono alla morte. Ma c'era un'altra causa di paura, più interna e primitiva, nelle zone più nascoste del cervello, una zona piena di chemocettori che percepiscono la qualità del sangue. E se il sangue ha difficoltà a portare abbastanza ossigeno, se c'è troppa anidride carbonica o monossido di carbonio, si sviluppa una forma ancestrale di panico, così grande che persino coloro che sono privi di amigdala riescono a provare, per la prima volta, paura. È il terrore fondamentale di ogni essere vivente, la paura di morire soffocato. Ho avuto terrore di avere una malattia, la malattia è nata dal mio terrore e ora la malattia alimenta il terrore stesso. E più il mio sangue perde globuli rossi, più io provo nella mia mente disperata che non vuole morire per questa malattia ormai terminale, una sola emozione che ormai mi pervade e mi controlla. Paura. Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il canale Twitch dove faccio live, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se vuoi donare per sostenere il canale e ricevere dei premi, la lista dei desideri di Steam se mi vuoi giftare un gioco, il negozio con le magliette ufficiali, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.